Ciao ragazzi, in questo video vi faccio vedere qualche foto e un breve video che abbiamo fatto con il mio compagno quando siamo venuti a visitare la casa museo di Pablo Escobar che si trova a Medellin. L'ingresso per il tour di un'ora all'interno soltanto della casa era di 90.000 pesos, circa 22 euro, diciamo. E, secondo me, dal mio punto di vista, era troppo, nel senso che, ok, bello tutto quanto. Hai le auto, la moto d'acqua, tutte le cose originali di Pablo Escobar per carità, però stiamo comunque parlando di un tour di un'ora dove c'è semplicemente dell'oggettistica di Pablo Escobar posizionata all'interno di quello che in realtà era una delle case di Pablo Escobar, ma che in realtà il tour si svolge semplicemente all'interno di un mini corridoio dove ci sta questa camera nascosta dove Escobar nascondeva i suoi soldi. E il giardino di questa casa. Quindi in realtà, secondo me, anche 5 euro in meno a persona andavano più che bene, anche perché ne stiamo sempre parlando di soldi per loro. Comunque 90.000 pesos sono tantissimi per loro. Quindi io pure 5 euro in meno l'avrei fatto pagare. 15 euro di ingresso, secondo me, bastavano e avanzavano per il tour di un'ora all'interno di un giardino e un corridoio. Comunque, ci siamo andati, è stato bello, è stato interessante perché si sono scoperte delle cose che non conoscevamo, che non sapevamo, la guida era molto informata e all'interno di questo piccolo video troverete alcune foto, e tra cui un'auto in cui è stato attaccato Pablo Escobar e troverete una cella che ha fatto costruire all'interno del giardino. Per poter dire all'America, tra virgolette, che si era rinchiuso, non si dovevano preoccupare, tutte queste cose qui. Il video iniziale parte con questa sorta di nascondiglio segreto dove lui teneva il denaro. Troverete le foto di tutta la famiglia Escobar e durante la visita guidata la guida ci ha parlato di come chi era coinvolto all'interno dei traffici di Pablo Escobar. Troverete una sequenza di foto di lui che con il tempo è cambiato, è cresciuto e ti spiegheranno a quale età ha iniziato a fare cosa, quando è entrato in politica, quando si è dato lo speech internazionale e così via. Comunque, molto interessante per chi volesse conoscere la vera storia di Pablo Escobar, quelli che sono i fatti realmente accaduti dalla sua nascita, tra virgolette, alla sua morte. Quindi lo consiglio per chi fosse interessato a quella che è la realtà di una vita raccontata per lo più in serie TV e film romanzati, non del tutto reali. Anche la fine, la morte di Pablo Escobar non è come trovate sulle serie di Netflix, così è come ci hanno spiegato loro. Andate a vedere il tour e scoprirete anche voi, non vi voglio dire tutto quanto, non vi voglio fare completamente spoiler di quello che potrebbe essere un vostro viaggio, ok? Qui ho il volantino di dove siamo stati noi, vi lascio giù i riferimenti che trovate qua, numero di telefono, WhatsApp, pagina web e il luogo, diciamo, la via di dove si trova questa Casa Museo de Pablo Escobar. Vi stavo dicendo, il nostro tour di un'ora costava 90.000 pesos, se no ci stava il tour di un'ora, questo che abbiamo fatto noi, più la visita guidata all'interno della città di Medellin, che durava una mezza giornata, partiva circa verso l'una e durava tutto il pomeriggio. E dopo aver visto la casa museo di Pablo Escobar, ti portavano in quelli che erano i punti di riferimento all'interno della città di Medellin e ti spiegavano quello che era successo in quei punti, che cosa faceva Pablo lì, tutte queste cose qui. Noi non l'abbiamo fatto perché non avevamo tempo in quel momento di poterlo visitare. Se vi interessa, ovviamente il prezzo è più elevato, però se vi interessa, quello è. E niente, vi lascio tutti i riferimenti sotto. E qualsiasi domanda, dubbio, perplessità, commentate, scrivetemi, fatemi sapere, ragazzi. Ciao, grazie.
Pablo Escobar non usava la stessa auto per più di 7 volte. Differenza tra questa casa museo di Pablo Escobar e l'Hacienda Nápoles che si trova dalle parti di Bogotà. La differenza è che nell'Hacienda Nápoles attuale niente è come era realmente, è stato tutto quanto distrutto e ricreato dal governo, mentre qui potete trovare i pezzi originali di Pablo Escobar, come per esempio l'auto con cui è stato attaccato, l'elicottero, lui usava un elicottero per poter arrivare direttamente all'interno della sua Hacienda Nápoles e buttarsi in piscina dall'elicottero. La Hacienda Nápoles originaria era grande quasi quanto il Costa Rica, 47.000 ettari, mentre il Costa Rica 50.000.